buonasera, prego, se vi volete accomodare in sala tutti. Tra poco iniziamo, se volete sedervi, se volete accomodarvi. Buonasera, buonasera a tutti, direi che possiamo partire. Ci siamo tutti. Buonasera a quelli che sono qui, a quelli che ci guardano da casa, ai ragazzi che sono qui a casa, ai genitori, al personale scolastico. Anche quest'anno l'IC3 ha voluto festeggiare Santa Cecilia con questo concerto. E quindi ringraziamo insomma tutti gli organizzatori dell'evento. Poi quest'anno abbiamo anche aperto la sala al pubblico, l'Agorà, con una vero preside, con una procedura di concorso praticamente. Quindi è stata aperta. I requisiti di partecipazione erano di chiamarsi Cecilia. Infatti abbiamo avuto in anagrafe a Modena molti si hanno cambiato, e poi di finire in ore, ho notato, in ore il titolo in ore, quindi salutiamo l'assessore all'istruzione, il provveditore agli studi per il comune, i professori vari, al singolare professore, l'attore, insomma, cioè, tutti in ore. Questa sera insomma avremo un dialogo soprattutto tra Dante e la musica dei nostri musicisti. Apriranno il concerto i ragazzi dell'IC3 con il Glockenspiel, che è questo strumento che ci ha salvato la vita, è questo strumento simile allo xilofono, però ecco, guai a chiamarlo xilofono. Io ogni tanto entro in classe e dico, perché li sento suonare, magari qua dall'Agorà li sento suonare, dico, che bello, che bella canzone che stavate suonando con lo xilofono, mi viene, partono, io prendo paura, e ci tengono molto al nome di questo strumento, che è poi tedesco un po', sì, è un nome tedesco un po' specialistico, quindi, suono di campane, mi dicono, voglia dire. Quindi io lascio la parola e l'iniziativa, la prima iniziativa, ai ragazzi che ci eseguono O Fortuna dai Carmona Burana di Karl Orff, i ragazzi con il Glockenspiel.
grazie. Scusate, se no... Eccoci. Pronti, pronti. Grazie ragazzi. Poi è una musica che avremmo ascoltato tante volte durante i momenti di suspense dei film, poiché sia dei Carmine Amburana, non tutti forse, neanche io lo sapevo. Ora, quando mi è stata consegnata la scaletta, io per prima cosa ho cercato un attimo di capire quelle che potevano essere le sequenze, dove tagliare, dove presentare, dove... E cercavo anche, quindi ho preso la mia penna rossa, cercavo anche un filo conduttore che potesse in qualche modo accompagnarci per tutta la serata, però non è stato così immediato. Ma l'unica cosa che mi è saltata all'occhio è che dappertutto c'era il nome del prof Diegoli. Allora, però io non potevo, io sono andato a vedere il curriculum, tante cose, però non potevo fare un'intera serata sul prof Diegoli. Per fortuna i ragazzi hanno, prima c'era la locandina che i ragazzi hanno preparato per questa serata e l'hanno intitolata Piano e Dante, e allora mi sono accorto che non era tanto il prof Diegoli il protagonista, ma era quello che è sotto le dita del prof, che è il suo pianoforte. E quindi il pianoforte del prof Diegoli. Allora mi è venuto in mente, a proposito di Dante, di piano, di musica, il preside mi ha detto di non tediare gli spettatori, spero di non tediarvi con questo. Mi è venuto in mente un bellissimo libricino su Dante, che è secondo me il più bel libro scritto nel Novecento sul padre della lingua italiana, che è stato scritto da un russo che si chiama Osip Mandelstam, Giuseppe Mandelstam, come avrebbero detto qualche decennio fa, che poi è stato un grande poeta a sua volta, morto in un campo di lavoro sovietico. Si racconta decantando Petrarca in questo campo di lavoro. E il nostro Mandelstam scriveva che Dante aveva inventato il violino 300 anni prima della nascita del violino. Ora io non so di preciso, non sono un esperto di storia della musica, però diceva che come il violino trattiene il suono, trattiene il tempo, così Dante tratteneva la voce dei suoi personaggi. In fondo sono personaggi che stiano all'inferno, al purgatorio, al paradiso, sono personaggi che hanno una sola occasione di parlare per il resto dell'eternità. E quindi devono trattenere, devono capire cosa dire, cosa non dire, devono in un qualche modo frenare, no, la loro furia di spiegare la vita e la morte. E quindi, questo è il mio vi apro veramente. E allora io ho detto, e se Dante è come un violino, quello che andiamo a fare noi adesso, dico bene se dico che è una sorta di orchestra da camera, un dialogo tra un violino e il pianoforte, un violino e alcuni altri strumenti. Quindi vi invito a prendere questo dialogo che andremo a sentire tra poco con la voce narrante, con, diciamo, Antonio Pellegrino che darà voce al canto quinto dell'Inferno di Dante, e i nostri musicisti che si alterneranno alla voce. Prima avremo Ennio Morricone con la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, poi Nino Rota con il tema da Romeo e Giulietta e l'adagio dal concerto clarinetto K622 di Mozart. Ai mandolini Maria Cecilia Vaccari, Davide Pancetti, Marco Vezzani, che è stato uno studente qui all'IC3, quindi magari possiamo fare un applauso. Sempre al mandolino Andrea Di Giesi, al clarinetto Antonella Chiucchiolo, flauto basso Fabio Vetro, pianoforte Luciano Diegoli. Prego. Così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo, che men luogo cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi minos orribilmente e ringhia,
esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cinghiesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa, sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dello entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi i sospiri, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento, e come gli stornei ne portan l'ali,
Nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato, gli spiriti mali di qua, di là, di su, di giù li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga, per cui io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli a Lotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta, che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in cui era condotta. Elle Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che sancise amorosa, che ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras, lussuriosa. Elena, vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Tristan, Paris, e più di mille ombre mostrommi, e nominolli a dito che amor di nostra vita vi partille.
poscia ch'io ebbi il mio dottore udito, Nomar, le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Gli domandai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che i mena, e quei verranno. Se tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera ove è Dido, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal, grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poc'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui sulla marina, dove il Po discende, per aver pace co' seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese di costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor mi fuor porte, come ebbi intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tendi basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando rispuosi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma so conoscer l'antica radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate quella lettura ci sospinse e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi
che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men, così come io morisse e caddi come corpo morto. Ho visto. vabbè, è sempre uno dei canti più belli. Forse la parte più bella è quella dove ci sono queste gru, questa fila di gru, che sono tre metafore, una dentro l'altra, e non si sa bene dove inizia, cosa voglia dire alla fine, però ci sono queste tre metafore, una dentro l'altra, sembra un uovo dentro un uovo dentro un uovo. Adesso ascoltiamo l'adagio dal concerto per clarinetto, un estratto. Per clarinetto K622, al clarinetto Antonella Chiucchiolo e al pianoforte Luciano Diegoni. Grazie ai musicisti e grazie ad Antonio Pellegrino per la lettura.
Poi spesso in verità i ragazzi si chiedono perché questi due, no, questi due Paolo e Francesca siano all'inferno. Di solito, cioè io me lo chiedo. No, voi no, va bene. Beh, comunque, insomma, cosa hanno fatto? Hanno letto un libro, si sono guardati e sono finiti all'inferno. No, insomma, è un po' tantino. Allora, la mia opinione, però, secondo me, in verità è seria. È che questi qua, in verità, nel canto non ci sono solo Paolo e Francesca, ci sono Paride, c'è Tristano e Isotta. Allora, tutti questi qua, in verità, sono personaggi di romanzo, sono personaggi delle storie. Oppure sono personaggi come Paolo e Francesca, che in verità sono personaggi di romanzo pure loro, perché non li conosceremmo se non avesse scritto di loro Dante. Ma poi leggono anche un romanzo. E quindi tutti questi qua, secondo me, sono... Dante li mette all'inferno perché sono malati di bovarismo, come Madame Bovary. Non so se siete d'accordo. Madame Bovary che confonde la letteratura con la vita, e alla fine è quello che fanno anche Paolo e Francesca, confondono la letteratura con la vita. E Dante sviene alla fine perché ha paura pure lui, che confonde tutti i giorni la letteratura con la vita, di finire lì, in mezzo a loro, in mezzo a questi spiriti che sembrano delle gru. Così, secondo me era intelligente, poi... A proposito poi di letteratura mi piaceva ricordare l'iniziativa che di Io leggo perché, cui partecipiamo come ogni anno con l'IC3. Quest'anno l'attività come titolo Le storie creano ponti. Abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi di mandarci, di inviarci alcune citazioni, brani da libri che hanno amato, insomma passaggi che li avevano particolarmente colpiti. Le prof del Dipartimento Umanistica hanno poi fatto un lavoro veramente eccezionale, praticamente hanno mappato tutti questi brani, hanno fatto una cartografia letteraria dell'IC3. Che potete andare a vedere, è su Google Earth, potete andare a vedere attraverso il sito dell'IC3, è assolutamente da vedere, davvero, quindi invito tutti ad andare sul sito. Sempre relativamente Io leggo perché, ricordo che da sabato scorso, il 20, fino a domenica prossima, il 28, tutti coloro che lo vorranno potranno donare un libro alla scuola attraverso anche l'acquisto tramite librerie convenzionate. Trovate l'elenco poi di tutte le librerie e anche delle modalità con cui, se volete, potete donare un libro alla nostra biblioteca sul sito sempre della scuola, anche nel banner scorrevole centrale. Detto questo, direi di far entrare, non lo vedo più, quindi Raffaele Andreozzi, che ci accompagnerà in una gita, no, nello struggimento napoletano. No, non solo, ma anche nello struggimento. Infatti, perché ho notato Raffaele, c'è un'istanza di protesta qua in quel... Sì. Allora, no. Io sono diversamente alto, quindi se mi abbassi un attimo, grazie. No, facciamo così. Allora, io stasera leggo un sonetto di Cecco Angiolieri, che è un contemporaneo di Dante e fa parte del filone detto letterario comico realistico o poesia giocosa. E lui in fatto di amore, di donne, di vita non era molto confuso, era una persona che amava la vita, come ci dice anche il professor Marti, che è uno dei maggiori studiosi di Cecco. E a differenza di Dante, che aveva questa donna Beatrice, che addirittura l'ha portata in paradiso, ecco, lui l'unica donna che porta in paradiso è la sua amata Beatrice, mentre il nostro Cecco Angiolieri si dedicava al gioco, al vino, buon vino toscano, e amava una certa becchina di
diminutivo di Domenica, che era figlia di un conciatore di pelle. Era un bel diminutivo. Era un bel diminutivo. Pecchino, sì, lo so, infatti anche io sono. E, figlia di un conciatore di pelle e a differenza di Dante, che in qualche modo era corrisposto, Becchina proprio non se lo filava per niente. E lui era però una persona che ha lottato tutta la vita, e questo non lo dico io, ma sempre mi riferisco a professor Marti, tutta la vita per la felicità. Una cosa che dico sempre a voi ragazzi, la felicità non è un colpo di fortuna, la felicità è un diritto, e Cecco ce lo insegna a suo modo. Poi qualcuno di voi dirà: ma era uno scapestrato, pensate che ha subito vari processi per disturbo della quiete pubblica, oggi farebbe ridere, era uno che verso le 9-10 di sera, come si usava in pieno medioevo, cantava con la sua brigata, con i suoi amici, e leggeva questi sonetti che venivano composti nelle taverne, dove si mangiava un piatto di fagioli e si beveva sempre del buon vino toscano. Raffaele, scusa, ti interrompo, da 1 a 10, quanto è punk Cecco Angiolieri? Quanto? È punk. Molto. Molto. Ma da 1 a 10? Io direi 11. Ok. E da 1 a 10, Raffaele, quanto ti rispecchi in Cecco Angiolieri? Per lottare per la felicità, 10. 10. Quando ho letto di Cecco e di questa sua ricerca ostinata per la felicità, poi lui era arrabbiato con il padre che era un banchiere che non gli dava i soldi, anche la mamma, non è che con la mamma avesse un ottimo rapporto, eccetera. E mi sono ricordato di un verso che non avevo intenzione di dire, di Federico García Lorca, che ha dedicato a un suo amico torero scomparso, dice: la tristezza che ebbe la tua coraggiosa allegria. Ecco, Cecco ci insegna il coraggio di manifestare se stessi. Una cosa sulla felicità, questo ce lo dicono anche i padri costituenti all'articolo 3, quando parlano di pieno sviluppo della persona umana, cioè della ricerca e del diritto che ogni cittadino ha di essere felice. Posso leggere o dobbiamo andare? No, io posso leggere. Quindi, parlando di felicità, la mia malinconia è tanta e tale. Però Cecco Angiolieri, l'ultimo verso per i ragazzi, perché sennò si perde. No, non lo facciamo. No, no, lo devo spoilerare, perché se la bellezza del dice: malgrado n'abbia mor, caleme diene, dice: maledetto sia l'amore che mi diede a questa becchina. No, questo. Vabbè, a questo punto non la leggiamo. No. Raffaele Andreozzi ci legge: la mia malinconia è tanta e tale, di Cecco Angiolieri. E a seguire poi no. Però Raffaele, leggiamo. La mia malinconia è tanta e tale, chi non discredo che, se il sapesse, un che mi fosse nemico mortale, che di me, di pietade, non piangesse. Quella per cui m'avven poco ne cale, che mi potrebbe, se della volesse, guarir un punto di tutto il mie male. Se della pur itodio mi dicesse, ma questa è la risposta co da lei, che della non mi vol né mal né bene, e che io vado a fargli i fatti miei, che la non cura sia o gioi o pene, men una paglia che le va tra i piedi. Malgrado n'abbia amor, caleme diene. Adesso Raffaele passa alla voce cantante e alla chitarra, accompagnato dalla mandola di Bart Liguori, e ci fanno calare
nell'area partenopea, dato che fuori abbiamo invece quest'area padana, molto padana, ci fanno un po' sognare. Con tre villanelle del XVI secolo. Che a me piace pensare che lo stesso Cinque, chissà, forse anche Dante a volte abbia voluto sentire il passarello. E poi chiudiamo con un'altra villanella che suona molto nello stile giocoso, perché c'è questa donna che praticamente non vuole assolutamente questo uomo. Devo spoilerare di più. Sì. Posso? Sì, 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 sì. Vai. Il primo dice, vorrei diventare Chianella, vorrei diventare una scarpetta per stare sotto ai tuoi piedi, ma se tu lo sapessi, per straziarmi andresti correndo. E poi la seconda dice, vorrei diventare cedrangolo, vorrei diventare un cedro, una pianta di arancio selvatico, che nel Medioevo ornava le finestre dei balconi. Ed era una pianta ornamentale. Io credo di aver detto tutto. Parto. Parliamo. Vado. Allora, con le due villanelle, una tarantella, villanella e Raffaele Andreozzi. All'acqua va, mora per te e tu non lo sa, villanella dall'acqua va, mora per te e tu non lo sa. Ahimè, ahimè, io moro mirando a te, ahimè, ahimè, io moro mirando. Altri bel, come la luna fra l'altri stelle, sì tu bella fra l'altri bel, come la luna fra l'altri stelle. Ahimè, ahimè, che io moro mirando a te, ahimè, me. Ahimè, che io moro mirando. All'acqua vai, un passarello. Ulla
dalla ve, ulleru, ulleru, passarielli dalla ve, e si non lo vai a parà, e si non lo vai a parà, e si non lo vai a parà, tutta la vena si mangiava. Riavel, riavel, stanò, riavel, riavel, stanò, mugliere me caru, mugliere me caru, mugliere me caru, da lulietta. Riavel, riavel, stanò, riavola, riavola, stanò, la iatta si è magnata, la iatta si è magnata, la iatta si è magnata, lì con vieta. E si prima erano tre, a ballare la taranta, e si prima eravamo tre a ballare la taranta, mo siamo rimasti, mo siamo rimasti, mo siamo rimasti e mugliamo quante bella. Santo Michele salvo ogni cristiana, Santo Michele salvo ogni cristiana, monache monaciele, e monache monaciele, monache monaciele e artigiana. Ulleru, ulleru, passarielli dalla te, ulleru, ulleru, passarielli dalla te, e si non lo vai a parà, e si non lo vai a parà, e si non lo vai a parà, tutta la vena si mangiarà. Brutta ma da ris.
vorria diventare ghiaccio per non bruciare. Vorria diventare ghiaccio per non bruciare. È così forte, ma si lo sapisse, ma si lo sapisse, questo è che bello, e come squagliarisse. Questo è che bello, e come squagliarisse. Parte di cuori alla mandola! Non perdiamo l'atmosfera meridionale e passiamo subito alla Tarantella Opera 18 di Raffaele Calace. Suonano Cecilia Vaccari e Davide Pancetti ai mandolini e al pianoforte Luciano Diegoli. Thank you.
Ho visto questo pezzo, è piaciuto molto ai nostri ragazzi al Glockenspiel, li vedevo tarantati con le mani. Adesso passiamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico perché andiamo ad ascoltare la colonna sonora del film Mission, che era quel film, ora visto tanto tempo fa, però se ricordo bene era un film con Robert De Niro, un bellissimo film, gran film, questa missione in Paraguay, siamo nel 1700 quindi, missione in Paraguay che si deve spostare per un accordo lontanissimo a Roma, si devono spostare dei gesuiti e attraversare un fiume, e intanto però la comunità indios si ribella e i gesuiti si ritrovano in trappola in un qualche modo. Siamo quindi in Paraguay e stiamo scappando da lungo un fiume infinito. Sul palco Daniele Leoni, che è un amico dell'IC3, quindi un applauso. Ciao Daniele, come stai? Vieni. Ciao Giacomo, piacere di rivedere te e insomma tutti i ragazzi, e ritornare in questa scuola fa sempre piacere. Ascolta, stasera ci suoni un tuo pezzo, si intitola Rincorrere un sogno, perché adesso fa un po' il modesto, ma è su Spotify, su YouTube, in giro per Modena e non solo, per tanti eventi. Quindi non so se ci vuoi raccontare qualcosa del pezzo. Va bene. Intanto mi hai sorpreso, perché quando sono arrivato mi ha già detto subito che aveva guardato il videoclip, hai studiato, hai fatto i compiti, bravo. E no, scherzi a parte, io oggi principalmente sono venuto per ascoltare tutti i protagonisti della serata, ed è stato un pomeriggio che mi ha veramente regalato delle emozioni. Già che sono qua, faccio sentire un pezzo. E come vi ho anticipato, è una mia composizione, non l'ho scelta a caso,
ho scelto questo brano che ho intitolato Rincorrere un sogno perché pensavo fosse appropriato in questa scuola, una scuola che cerca di scoprire talenti tutti i giorni e spesso ha un talento associato anche un sogno. E questo brano che vi farò sentire, come potrete udire, è abbastanza movimentato e questo movimento è un po' la metafora della strada che dobbiamo percorrere, che deve percorrere ognuno di noi per raggiungere il proprio sogno. Una strada che non è facile, alle volte è in salita, spesso è tortuosa, fatta di bivi dove dobbiamo scegliere, però sono certo che con la dedizione, l'impegno e la costanza ognuno di noi può raggiungere i propri sogni. Rincorrere un sogno. Ora abbiamo quello che è un po' l'ospite d'onore della serata, quindi chiamo qua Emiliano Pintori, jazzista. Si esibirà in improvvisazione e mi ha detto che vuole dire due parole ai ragazzi, quindi gli lascio la parola. Sì, grazie, si sente, sì. Buonasera, io poi nel senso, no, qua è bellissimo, sembra di essere a Oslo, non so, la scuola è incredibile, e, no, anche i docenti bravissimi, è stato un progetto maestro, insomma, bellissimo. No, allora, visto che si trattava di Dante, no? Allora, cercavo di capire cosa c'entra Dante col jazz,
forse nulla probabilmente, no? Oppure sì, non lo so, posso fare dei collegamenti, no? Di qualche tipo, proviamoci, perché poi se non si fa il problema, mi permetto di dire, nella vita è quando non si fanno collegamenti, no? Quando si sta in una scatolina vuota. Poi voi siete bravissimi, proprio vi hanno educato, cosa succede? Non so, io a volte l'ho trovato nelle scuole medie, complimenti anche genitori, famiglie. Vabbè, comunque, allora, per esempio, tipo le terzine dantesche, no? Terza rima, queste cose qua, me le ricordo a scuola, si studiavano. E si può fare un esempio col jazz. Per esempio, il blues, sapete cos'è? L'avete studiato, no? Più o meno. Sì. Ok, e che cos'è? Qualcuno me lo vuole dire? Oppure me lo vuole suonare? Blusettino, così. No, niente. Vabbè, allora, per esempio, il blues funziona alla fine di tre frasi, no? Lo sapete, no? E poi ha un tempo particolare, anche il jazz che è lo swing, no? Anche la musica di Dante ha una metrica, no? Allora, facciamo una cosa, voglio fare un esperimento. Magari io suono un blues, magari voi mi accompagnate anche con le mani, no? A tempo. Sì, dai. Ce la facciamo, proviamo. Allora, sapevo che sbagliavate perché, ecco, questo ve lo dico, siete piccoli, però poi anche da grandi succede, no? Nel senso che uno fa il concerto di jazz oppure rhythm and blues, anche tutta la musica, diciamo, afroamericana, e noi siamo abituati a pensare il tempo molto in batte, no? E invece no, invece nel jazz il tempo forte è quello che chiamiamo debole, quindi 1, 2, 3, 4. Proviamo col blues? Ah, quindi 1, 2, 3, 4. Assolutamente sì, anzi ti lasciamo campo libero. Allora, l'altro brano invece uno standard famoso, si chiama Over the Rainbow. Over the Rainbow. Un brano da un film di Mago di Oz, un pezzo di Harold Darlen. E lo suona. Emiliano Pintori, Over the Rainbow.
veramente tutta la scuola. Grazie a te. Mi spiace che in questa incursione jazzistica ci sia lo zampino del preside. Ogni tanto vediamo entrare a scuola con un cappellino che è un po' sospetto, un po'. Io so anche come si chiama il cappellino, si chiama Pork Pie, è un cappellino da bluesman proprio. Prima di introdurre l'ultima canzone, che è sempre eseguita dai ragazzi al Glockenspiel, è una canzone dei Coldplay. Allora ho detto, non so, non racconto questo aneddoto, e alla fine lo racconto. È un aneddoto personale. Allora, dato che i ragazzi sono spesso assetati di biografia dei professori, gliela lanciamo. Dunque, io non è che ami molti concerti, però, perché c'è molta gente e troppo rumore, e poi normalmente la gente è anche molto esaltata, quindi... però ogni tanto ci sono andato, sicuramente non sono andato a quello dei Coldplay, che c'è stato intorno al 2013, perché doveva avere circa 2011, perché doveva avere all'incirca 16-17 anni. Era il concerto di promozione di Viva la Vida, che è la canzone che andremo ad ascoltare. E tutti i miei compagni di classe ci andavano, però figurarsi che io andavo a sentire un concerto dei Coldplay, perché per me esistevano i Clash, i Nirvana, gli Alice in Chains e gli Smiths. Il resto, se il concerto non finiva con delle chitarre spaccate sul palco, per me non esisteva nemmeno la musica. E quindi io non ci andai, però sapevo che ci andava la ragazza, proprio quella che mi piaceva, però non ci andai. Ci andarono invece tutti i miei compagni di classe, o quasi tutti. Quando tornai a scuola, doveva essere, non lo so, probabilmente era nel fine settimana al concerto, lunedì, martedì, incontrai questa ragazza fuori da scuola e venne proprio da me a chiedermi se ero stato al concerto. Allora avevo due possibilità, dire no e la chiudevamo lì, oppure dire sì e provare a inventarsi qualcosa, e quindi dissi sì, ci sono stato al concerto. E lei iniziò a farmi domande, io stetti... Non voglio esagerare, un quarto d'ora sul filo di questa bugia. E dopo un po' io cercavo in tutti i modi di sviare verso i miei Clash, i miei Smiths, i miei Nirvana, e scoprì pure che era appassionata dei Clash, anche se non so se voi conoscete i Clash, London Calling, no. I Clash dell'ultimo periodo, che non sono più insomma tanto Clash, ma scoprì che le piacevano. Fatto sta che poi... ognuno se ne andò per la sua strada, ci separammo e chi si era visto, si era visto. Io capii quattro cose quella mattina. Quattro. E sono già tante per una vita, pensa, per una mattina. La prima è che quella ragazza avrebbe continuato a non filarmi per il resto dell'eternità. La seconda è che lei aveva capito benissimo che io al concerto non c'ero mai stato, però era stata al gioco. La terza è che per... quei 10 minuti in cui era stata al gioco, in fondo mi aveva anche un po' amato. E la quarta è che dovevo ascoltare più spesso gli ultimi Clash. Quindi viva la vita e viva la morte, i ragazzi del 23.
Grazie a tutti, grazie di essere venuti. Speriamo vi sia piaciuto, vi siate divertiti. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato.